Ed eccoci alla seconda parte sulla forza e rotazione, che è la dinamica rotazionale. Questa è un po' più complicatina e lunga. Qui ho già preparato tutti i vari argomenti che vengono fuori a tale proposito. Il primo argomento è quello del vettore rotazione. C'è da riflettere sul fatto che la rotazione di un oggetto può essere rappresentata con un vettore, tra l'altro, piccola parentesi, immagino che avrete già visto le videolezioni sul moto, oh mio Dio, sul moto circolare, no? Quindi le videolezioni che sono della cinematica, settore E, in particolare l'E2 parla proprio di questa velocità angolare, però in ogni caso tutte quante, spero che le abbiate viste, se non l'avete viste vi conviene darle un'occhiata, perché qui qual è il problema? Che nella cinematica abbiamo visto che c'è una omega minuscola che viene usate per rappresentare la velocità angolare, che si misura in radianti al secondo e che ha varie formule che la collegano o è utilizzata in varie formule, al posto della velocità, quella normale, quella che mi dà lo spostamento nello spazio. La velocità angolare mi dà i radianti al secondo, che sono collegati a frequenza, sono giri al secondo e a varie altre cose. Ma la velocità angolare, come è stata vista in cinematica, era un qualcosa di scalare, dava un valore, non ci si preoccupava della direzione. Mentre se noi immaginiamo che c'è questo corpo che sta girando attorno a questo asse, supponiamo in questa maniera qua, regola della mano destra, le dita girano nel senso di rotazione, il pollice mi dà il verso del vettore che a questo punto lo scrivo in grassetto, malissimo, ma è un vettore omega minuscolo, che è la velocità angolare di questo oggetto. Se l'oggetto è messo per così e ruota, immaginiamo per così, allora mettiamo le dita della mano destra in tondo così e viene fuori un vettore in questo senso qua. Quindi questa è omega 2, questa è omega 1 e così per qualsiasi orientazione dello spazio. Io la velocità angolare la posso vedere, la devo vedere in alcune situazioni con un vettore, perché fa differenza se è messa di qui o di là o di su o di giù. E io adesso ho usato la regola della mano destra banalmente dandola per scontata, ma viene in realtà fuori, quindi qui c'è il pollice, questa è la mano destra e qui ci sono le dita che girano. Questa cosa viene usata in altre situazioni in fisica, per esempio, soprattutto nell'elettromagnetismo, le correnti, i campi magnetici, eccetera. In questa situazione qua, in realtà io ho riassunto quello che è venuto fuori nelle situazioni spaziali del momento della coppia, in cui ho il braccio B, la forza F, e viene fuori la coppia tau, ok? E viene fuori con la formula che tau è braccio cross forza, ok? Braccio prodotto vettoriale forza. Quindi metto l'indice sul braccio, la forza è il medio, il pollice mi dà il verso della coppia. Ma la stessa cosa la posso vedere nell'immaginare già che questa situazione di braccia di forza siano applicate a qualcosa che ruota e che quindi la coppia risultante di questa rotazione è in realtà rappresentabile come un vettore che ha lo stesso
lo stesso verso. Detto questo, passiamo al secondo punto, la cinematica rotazionale. Scusate, l'energia cinetica rotazionale. L'energia cinetica rotazionale, qui è un discorso che è abbastanza interessante e anche abbastanza complicatino, abbastanza lungo. Perché noi abbiamo l'energia cinetica tradizionale di traslazione, sappiamo, è data dalla famosa formula 1/2 massa velocità al quadrato. Qui abbiamo da studiare cosa succede se valutiamo un oggetto rigido che sta ruotando. E, il problema è che un oggetto rigido può avere qualsiasi forma strana, immaginiamo addirittura, non so, per quanto non tanto strana, ma un cubo che stia ruotando attorno a un perno messo in mezzo, è fatto di tanti cubettini minuscoli varie distanze, R1, R2 ed Rn dal, come si dice, dal centro di rotazione, e ognuno ha una sua velocità, spesso sono velocità diverse. Se questo oggetto ruota con una certa velocità angolare, i vari punti ci sono vicini, viaggiano poco, sono lontani, viaggiano veloci. L'energia cinetica di ciascun cubetto di cui è fatto il cubo è diversa. La massa magari è uguale se pigliamo volumi uguali, la densità è la stessa, ma la velocità è diversa e l'energia cinetica cambia. La cosa si può affrontare in maniera abbastanza lunga e complicata in molti casi. Nel caso più semplice che possiamo vedere noi adesso è quello di un pezzo di tubo. Io prendo un pezzo di tubo che è praticamente una specie di cilindro cavo, un pezzo di tubo con uno spessore abbastanza ridotto, è semplicemente un cilindro cavo. E immaginiamo la situazione più semplice, e cioè quella in cui sto benedetto pezzo di tubo stia ruotando attorno a un asse che è l'asse del cilindro, ok? Qual è il vantaggio che abbiamo in una situazione del genere? Che qualsiasi cubettino di materia di cui è fatto il cilindro è a una stessa distanza R grande, il raggio del cilindro, dal centro di rotazione. Se io prendo il tubo abbastanza sottile, anzi più lo prendo sottile più è preciso il calcolo, tutti i cubettini minuscoli, infinitesimi, di cui è fatto il cilindro, viaggiano tutti alla stessa velocità, sono tutti alla stessa distanza dal centro, la velocità angolare, immaginiamola costante, e la velocità tangenziale risulta sempre la stessa. Quindi possiamo fare il lavoro di sommare l'energia cinetica di tutti questi pezzettini e vedere cosa viene fuori. Vediamo se ce la riusciamo, qua mancano, beh, se riusciamo ancora 5 minuti magari riusciamo a fare sto diavolo di conto. Che succede? Ho lasciato la ribalta aperta, si sente tutti i rumori, scusatemi. Allora, ma qui facciamo una cosa semplicissima. La somma delle energie cinetiche, nel nostro caso, che cosa sarà uguale? Somma delle energie cinetiche, intanto mettiamo pure come H l'altezza del cilindro, e R l'abbiamo messo, lo spessore delta R forse, sì, indichiamolo, lo spessore del cilindro è un delta R infinitesimo, più piccolo possibile. Ogni cubetto, la somma, le cinetiche di ogni cubetto, la somma di, allora, 1/2, la massa del cubetto, la massa del cubetto M
sarà il volume per la densità. Questo in realtà è un microscopico volume, quindi si tratta di una delta M, che è un delta V, un minuscolo volume. È un minuscolo volume che, immaginiamo, è un delta H, l'altezza, la profondità è un delta R, e la larghezza così, beh, chiamiamo L maiuscolo la circonferenza, che poi sappiamo che è 2 pi greco R, no? Un delta L. Il prodotto di queste cose è la nostra massa. Quindi cinetica è un mezzo, la massa minuscola che è delta H, delta R, delta L. E poi la velocità al quadrato. La velocità nel moto circolare è data dalla velocità angolare moltiplicato il raggio, nel nostro caso l'R grande. Quindi ci mettiamo qua il quadrato di questa cosa qua, quindi omega quadro ed R quadro. Giusto? Cosa possiamo fare? La densità, da qualche parte c'è, cioè, la densità era alla fine di tutta quella storia lì, quindi mi sono dimenticato la densità, bravo, furbo, cancellare densità, e poi abbiamo detto omega quadro e R al quadrato. La somma di tutti questi cosi qua. Allora, la somma se la facciamo sul verticale, cosa succede? Che il delta H sommati tutti quanti diventa un H e abbiamo risolto il problema. Il delta R deve restare, lo spessore del cilindro è tale, rimane. Il delta L, facendo la somma non più dei singoli quadratini, ma delle singole somma di quadratini, che noi vediamo così, tutto intorno è un 2 pi greco R grande, poi c'è la densità, poi c'è l'omega quadro, poi c'è l'R grande. Ultima cosa, H, l'altezza, moltiplicato 2 pi greco R per lo spessore, questa roba qua, sapete che cos'è? Questo qua è il volume del nostro tubo. Questo è un V. E il quale V moltiplicato per delta è la massa del nostro tubo. Quindi io ho fatto tutti questi conti per chiarire cosa succedeva. In realtà potevo fare neanche a meno. La cosa serve per poi affrontare il problema quando le cose sono più complesse e c'è le varie R che cambiano man mano che considero le varie parti del solido. In questo caso qua R è sempre quello, quindi la cosa è molto facile. Allora, qui c'è un V per R che è la massa del nostro tubo per omega quadro per R quadro. Adesso faccio un ultimo gioco di prestigio, che è quello di mettere assieme l'M e l'R quadro. Perché? Perché io voglio vedere una formula, poi qui c'è l'omega quadro, una formula in cui l'energia cinetica rotazionale abbia la stessa forma matematica dell'energia cinetica di rotazione, di traslazione. L'energia cinetica tradizionale è questa, ed è un mezzo la massa per la velocità al quadrato. Qui c'è la velocità, che è la velocità di traslazione, quella normale, diciamo così. Qui c'è l'omega al posto della V. Quindi c'è l'omega quadro, che è il quadrato non della velocità tradizionale, ma della velocità angolare, di quanti radianti fa al secondo il corpo che ruota. Davanti c'è l'un mezzo, e allora per analogia questa roba qua, la massa per R quadro di questo corpo qua, perché se io prendo un cilindro pieno cambia, questa roba qua diciamo che ha il ruolo della massa nell'energia cinetica normale traslazionale. Questo pezzo qua viene chiamato, indicato con la I maiuscola, e viene chiamato momento d'inerzia. Il nome è un po' strano, però in effetti, quando io faccio ruotare un corpo, come quando lo accelero, in una direzione, io devo vincere un'inerzia.
nel caso dell'Stato nazionale, vinco un'inerzia nel movimento in quella direzione, nel caso del ruotare, far ruotare un oggetto, vinco l'inerzia alla rotazione che ha l'oggetto stesso. L'oggetto stesso, lui starebbe fermo. Il principio di inerzia dice questo anche nel caso della rotazione. Questo fattore qua, questo mr al quadrato, rappresenta quello che qui era la massa, che massa inerziale, quella che si oppone al movimento, e quindi tu devi vincere, la cui inerzia devi vincere. Questa è l'inerzia del ruotare, si chiama momento di inerzia, indicato con la I. Vedremo nelle video lezioni successive che poi ogni tipo di oggetto di corpo ha un momento di inerzia diverso, sempre legato alla sua massa, perché la massa c'entra sempre, però a seconda della forma ci sono dentro vari parametri che vedremo e che volendo analizzare anche con l'analisi infinitesimale si possono anche calcolare. Sono però comunque forniti in tabelle, non c'è bisogno tutte le volte di fare conti difficili. Il momento di inerzia. Vediamo se suona o non suona, e fra un po' suona la sveglietta. Mio papà raccontava sempre di come, non so se fosse vero o meno, ma come fosse scappato una volta un giornalista che commentava il varo di una nave. Non sapete, la nave in alcuni tipi tradizionali di vari viene messa su una rampa per scivolare in mare e vengono rotti i vincoli che la tengono, e la nave comincia a scivolare e finisce in acqua, no? Il varo di una nave. E ovviamente più è grossa la nave, più ci mette un attimo a muoversi. E sto giornalista pare che abbia detto: ecco, la nave è stata svincolata dai sostegni, adesso scivolerà in mare, ed è un attimo in cui i tecnici dicono che si tratta del momento di inerzia, perché poi dopo la nave non c'entra ovviamente niente, anche se c'è l'inerzia della massa della nave che per smuoverla, l'accelerazione di gravità ci mette quello che ci mette, alla fine la nave va in acqua. Ok, possiamo passare alla tabella dei momenti di inerzia? Vai!